Montesi, ho 23 anni e sono il presidente dell'ANAR, Associazione Nazionale Autonoma dei Riders. Il nostro servizio comunque è essenziale perché noi possiamo garantire il rispetto delle norme vigenti, ovvero far rimanere a casa quante più persone possibili. La colazione me lo preparavo molto poco qui a casa, sempre prendevo spesso il corretto e il cappuccino. Però con questo periodo dove stiamo messi, dov'è che ti trovi un bel cornetto e cappuccino? Non c'è posto. Io sono Renzo, ho 38 anni, di nazionalità peruviana e faccio rider da 3 anni fa. Quando hanno fatto la chiusura? Per primo l'avevo visto una cosa semplice, poi quando già iniziavano a morire un sacco di gente, già entravamo un po' in paura. Così mi sono dimesso le ore di lavoro soltanto per capire perché e non trovare un posto dove mangiare o andare in bagno o non so, fermarti un attimo, no, con tranquillità. Tengo grazie a te. Grazie. Arrivederci, buona giornata. Ciao, grazie. Diciamo che no, io non ho paura. Io ho deciso di continuare a lavorare in questo periodo perché comunque sono tranquilla. Io ho lavorato in totale sicurezza. C'è Glovo che comunque ci ha continuato a seguire, ci ha continuato a fare raccomandazioni e ci ha fornito sia di mascherine che di guanti. Mi chiamo Simona, ho 51 anni e faccio la rider da 3 anni. Ovviamente in questo periodo tantissimi locali hanno chiuso e tantissimi si sono adeguati e quindi hanno fatto più che altro consegne e delivery. Sono cambiate le tipologie degli ordini. In questo periodo abbiamo fatto tantissime spese. Una delle cose che in questo periodo comunque è giusta, è giustissima, però comunque a noi che giriamo molto un po' ci appesantisce la situazione è il fatto che ci sono i controlli e ci fermano in continuazione. Niente, c'ho il gel, dopo ogni consegna mi lavo le mani, dovrei cambiare troppi guanti a botta e un medico mi ha consigliato che per il lavoro che faccio è meglio usare direttamente il gel che il guanto. Scendi lei? Ciao, sono Pino, sono un rider da 18 mesi. Rarissime le persone che mi accolgono con mascherine e guanti. Solo guanti o solo mascherine. Per quanto riguarda questo periodo mi fa molto piacere portare a persone che so, disabili, portare a persone non vedenti, sordomute. E ciò mi ha fatto poi inorgoglire di lavorare in questo periodo. Mi è rimasto impresso in modo particolare un ragazzo invalido con anche seri problemi della parola e niente, io gliel'ho portato ovviamente su a casa e mi ha aperto la porta, ha tenuto ovviamente la distanza di sicurezza, ma io quando poi gli ho consegnato la spesa, lui mi ha guardato negli occhi e mi ha detto grazie di tutto, grazie di cuore per quello che fate, se non ci fosse stati voi io non avrei saputo come fare. Ho una figlia che sta in Perù, si chiama Fernanda, ha 7 anni e doveva vederla a fine dell'anno scorso o inizio di questo anno, però per questione della vita non sono riuscito a prendere il biglietto e ora con questo virus non posso andare a vederla, no? Tutto bloccato. Girare per le strade di Roma semideserta non me lo sarei mai immaginato, ecco, però la bellezza collaterale della cosa è che nella disgrazia c'è questa bellezza di Roma deserta, di conseguenza allevia magari le paure che abbiamo nei confronti del virus.